libro forse più bello su Machiavelli è quello di Apicer. Professor Sposi says that one of the most beautiful, important books he's read on Machiavelli is Althusser on Machiavelli, and Professor Montag say he absolutely agrees. It seems to me that one of the most compelling examples of the kind of analysis that you advocate is in fact that of Hegel, not in the Philosophie des Rechts, but in the Phenomenology of the Spirit, where there's a very intricate relationship between what you would call the immunitary and community. I'm thinking in particular of Hegel's reading of Adam Smith, where in fact the very immunitary impulse, which would declare one exempt from onus officium donum, okay, according to your analysis, would in fact be, through negation, the very possibility of a genuine community. In a certain way, without the subjects knowing, their very refusal of community and the kind of immunitary logic that could be taken very far, not to violence necessarily, but forms of exemption, is actually, at least in a certain sense, the most powerful way of producing something like the community. And I bring this up not, I'm very interested in your discussion of Hegel, the main text, for example, but I think in our world, that's a very powerful model, and I'm thinking particularly of the idea of the market, of the civilizing and socializing effects of the market and the economy. So how would you distinguish what you're proposing? Or would you see a relationship between what you're proposing and the Hegelian model, or would you reject it and che rapporto c'è tra il mio discorso e il discorso hegeliano? Sì, soprattutto questa idea. Secondo lui uno degli esempi più importanti dell'analisi che ha fatto è riguarda Hegel, e non quell'ego della filosofia del diritto, eccetera, ma esatto. E qui lì pensa a Hegel, letto un rapporto con Adam Smith, in cui l'impulso dell'immunità potrebbe essere legato a questa idea di una negazione della possibilità di una comunità autentica, come diceva lei. Cioè, uno potrebbe, cioè il soggetto, anche se vuole rifiutare la comunità, questo potrebbe essere anche un modo per produrre la comunità. E quindi lui dice che nel nostro mondo questo può essere un modo anche importante per legare all'idea del mercato come un modo per civilizzare e socializzare. Quindi come si può distinguere quello che dici tu, Montas, da quel modello hegeliano che in un certo senso tu non sei d'accordo? Can I add one more thing? No, because I think the... You're right, answering my own question. I think what you just said about how we understand negation and negativity is absolutely critical, because there is a distinction between the Hegelian understanding of negativity on the one side and what we might think of as the Machiavellian idea of negativity as conflict rather than a sort of absence which results in the resolution of conflict. And maybe that's the beginning of Sì, no, lui dice che magari una risposta potrebbe essere la differenza tra la negazione in Hegel con la, nega,
negazione, l'idea del conflitto, negazione di Machiavelli. Questo potrebbe essere una spiegazione del film. Ma sì, naturalmente, diciamo, intanto proprio nella fenomenologia dello spirito c'è la dialettica servo-padrone, che in qualche modo può richiamare la dialettica in Machiavelli tra popolari e nobili, no? Quindi c'è qui un certo senso la stessa idea. Naturalmente poi Hegel va in un'altra direzione. Io credo che quello che sia importante è il rapporto e la concezione di Hegel della società civile, quindi il rapporto tra politica ed economia. E come dicevo prima, l'importante è che l'economia non assuma la funzione, l'antica funzione sovrana, nel senso di lasciar morire, no? Questo è un tema del tuo sangue, cioè mentre la funzione sovrana era quella di far morire, il diritto alla morte, a partire da Smith l'economia diventa il canale di fare vivere attraverso il lasciar morire di una grande parte di persone. Tutto questo non c'è nel modello di Hegel, no? Credo che questo è un po', certo. Sicuramente bisognerebbe parlare molto di più e pensarci molto di più. Sure. Let's just draw attention to the fact that in phenomenology of spirit, there's a dialectic in Hegel between the master and slave, which in some way recalls or reminds us of the dialectic, I want to call it that, in Machiavelli, between the populari and the nobili. In that sense, they might have something in common. But Hegel goes in another direction. I believe what is important in Hegel's conception of civil society are the elements of the political and the economic. And the important thing there is that the economic doesn't take on the ancient function of sovereignty, not to let die. And of course, this is the theme of your essay on economics. While the sovereign function was to make die, from Smith on, the economy becomes the channel that makes life through the letting die of a great number of people in society. That isn't in Hegel, or at least I don't see it, but we would have to think a lot more about it. Posso fare una domanda per Sormonte? Can I ask you a question? Cioè, vorrei capire se lui è d'accordo con la tesi di Agamben che l'economia, il dispositivo economico ha una forte radice teologica. Perché c'è d'accordo avec cette interprétation teologica dell'economia? So he's asking him if Professor Montag agrees with Giorgio Agamben that the apparatus of the economy has a very strong theological root or origin. Yes. I think the idea of providencia is extremely important for Smith. Now that we've had a nice discussion, there must be other questions, right there? Yeah. First, I want to say thank you for coming to our school. I think it's really awesome having someone on the cutting edge of theory, I guess, come to our school and teach us. Agamben has the idea of homo sacer, the one, in Montag's words, who must be killed with impunity, who is outside of the community. I want to ask, two questions actually, does immunity reduce our lives or...